ragazzi, amici canale, bentornati in questo nuovo video. Sono qui oggi per cominciare un vlog di un giorno, cioè è oggi. Oggi è sabato 3 novembre, credo. Sono a Roma, cioè in realtà sono nel bagno del mio hotel, però giuro che sono a Roma. Oggi vado a Frascatio lì vicino, da Giada. Se non la conoscete, questa sul canale YouTube, l'avete, cioè io l'ho vista solo una volta. A Trafalli, siamo strani, che ce la voglio un bene infinito e sono troppo felice di andarla a trovare e andiamo insomma lì giù. Infatti sono vestita a cavallo, giuro, sono vestita a cavallo, ho anche i pantaloni e le calze. Io tra tipo 10 minuti, 5 minuti, non lo so, no, 2 minuti, ops, devo andare giù a fare colazione, poi ritorno su un po' di tempo e poi partiamo, cioè partiamo, vado da Giadi. Adesso, se avete visto questa storia, ecco, è arrivato il fatidico momento, mettetevi comodi perché vi racconto la mia mente cosa va a pensare. Allora, sveglia era 8:45 per potermi preparare e alle 9:05 andare a fare colazione, poi tornare su e vabbè, tutto il resto. Allora, vado a dormire 11:30, mezzanotte, non mi ricordo. A un certo punto sento suonare la sveglia, mi giro, la spengo. E mi comincio a rigirare, no? Perché così sto sveglia, però non mi alzo ancora, no? Quando decido che dico, Madonna, quanto sono stanca, però dai, mi devo alzare. Guardo il telefono, e se mi conoscete sapete che io quando, cioè probabilmente non lo sapete, però quando guardo l'orologio, anche quello analogico, diciamo, quello con le lancette, o anche quello digitale, io guardo solo i minuti. Cioè l'ora la guardo veramente raramente, quando completamente non so che ore sono, no? Quindi il mio cervello dovevano essere le 8:45, poco più, no? Quindi guardo, c'era scritto 46, dico dai brava, ci ho messo solo un minuto. Mi alzo, buio pesto, quindi metto la torcia sul telefono, appoggio il telefono e comincio a vestirmi a cavallo. Forse ero anche andata in bagno. Faccio tutto, comincio a preparare la borsa e poi dico, guardo l'ora per vedere quanto mi manca quando devo scendere, no? E leggo, non so, 52. E dico, boh, ci sta, sono stata brava, adesso mi posso sdraiare un attimo sul letto col telefono e poi tra un po' vado, no? Peccato che poi, dopo tipo 2 minuti che ero sdraiata, riguardo il telefono bene e c'era scritto 1:52. E quindi tipo ho fatto 1:00, dovrebbero essere le 8, eh? C'è un televisore davanti che ha tipo l'ora in basso, che però è avanti di un'ora perché non l'hanno spostata, no? Guardo tipo così, perché poi no, non avevo messo le lenti ancora, non so perché. Guardo così e dico 2:52, quindi 1:00. E dico l'una, ma io ho sentito suonare la sveglia, perché è l'una? In sostanza il mio amabile cervello aveva sentito suonare la sveglia, che non era suonata perché non avevo nessuna sveglia alle 1:45, e aveva deciso di farmi svegliare, farmi preparare. Poi, cioè, il mio cervello è così stupido che non mi sono accorta che era buio pesto, cioè alle 8:30 c'è, cioè, luce, cioè anche se ci sono le tende c'è, cioè, luce, no? No, il mio cervello buio pesto, per lui andava bene che fossero le 8:45 del mattino. Quindi mi ero preparata ed ero vestita da cavallo a testa a piedi, quando realizzo che avevo ancora 1000 ore di sonno, no? In tutto questo mio fratello è addormentato, pregava niente, no? Allora dico, sono stupida, vabbè, ok, continuo a dormire. E dico, no, però sono vestita a cavallo, mica mi rimetto il pigiama e poi dopo mi devo dire, siamo pazzi. Quindi mi sono rimessa nel letto vestita a cavallo, ho detto, tanto sono vestiti puliti, chi se ne frega, e ho continuato a dormire. Il punto è che il mio cervello contortissimo alle 4:30 mi ha fatto lo stesso scherzo, 4:30, 4 qualcosa, mi ha fatto lo stesso identico scherzo, ossia che io ho sentito la sveglia, l'ho disattivata e non c'era nessuna sveglia. Solo che a quel punto ero già vestita e mi ho detto no, non mi devo alzare, sei mongola, parte 2, continua a dormire. E alle 4 me l'ha fatto tipo 2 volte, una alle 4:30, una dopo, cioè tipo smettila, cervello, fammi dormire. Quindi ho dormito malissimo e continuavo, ho fatto degli incubi assurdi mentre dormivo. Quindi top. Giada, sentiti responsabile di questa nottata inquietante. Quindi spero che questo, per la racconta dentro questo vlog, vi sia piaciuto. E adesso io finisco di prepararmi, mi lavo i denti, faccio le ultime cose e esco. Sì, anche perché devo uscire tra 1 minuto, quindi ciao! Dov'è? Eccola! Ciao, Ciao! Nonna! Ma sei Ma sei stupenda! stupenda!
ma sei gigante, ma... Sì, ma... Oh, no, wow. Ma sei poco più piccola di... No, scherzo, sei stupenda. Ciao. No. No. Say hi. Hi. Io devo ancora iniziare a vlogare. Ciao, nonna. Sei bellissima, sei bellissima. Ma ciao. Non sei così alto, ma sei un nano. Sei un nano. Sei un nano, ma io conosco cavalli molto più alti di te. Beh, Giada ti spaccia per un gigante, ma non è vero. Vieni qua, vieni. Perché è letteralmente poco più alto di Domino. No, non è possibile, vero? Ciao, Becky. Ciao, Patato. Ma sì, ciao, Naso. Ma ciao, cosa ciao, stai naso. Mangiando? Io a Domino gli dico sempre Naso. Ciao. Ma sì, ma come sei proprio pulito, davvero sì. Grigio che si rispetti. È vero. Ma quanto sono carini. Cos'è successo? Sì, molto bene anche. Guarda che faccia. È un po' turbato. Povero. Bravo. Mia applicazione per cavalità. Sì. Ah, che ho ma un momento, un cazzo non vuol dire che c'è per il resto. Ma che è scomodo. Ma non è scivolo. Perché è troppo magro. Ci sono salito rosso. Peggy, scivolavo con questa potenza. Io Peggy. Io sono salita e poi sono scesa perché avevo pure le scarpe. Io mi sentivo scivolosa, cioè proprio. Fagli una storia per la storia di scivolosa. Quella la fatta. Con maiuscola. Sempre stato, sempre sarà. Vega. Sto diventando più. Era abbastanza. C'è una. Allora, c'è già una storia. La quella di dopo. Già. Vuoi fare una figa? Ma ti scendi? Piegati. Ma chi da no. Vai, scendi dal culo. Non devi starmi su bene. Oddio, ma sta bene. Che trauma, ragazzi! Ma sembra più alto lo sposo, no? Me lo sposo. Peggy. No, non lo per no, 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 no. Scappa col tuo cavallo, Giada. Ci avremo in video la morte di Pernilla. Come morte. Far morire una youtuber. Ecco, mettilo sul tuo cavallo, perfetto. No, ma me. Che faccio lì? Io adesso sono pronta a salire su Nana. Ovvio. La dobbiamo mettere su Nina. Guarda. Oh, Nina. Quanto è no, carina. Io sto zettando la Giada che vlog. Oh, ciao, è di Perni, quello è il mio cavallo. Dai, mi seguire sul mio canale, mi chiamo... Poi... Mi chiamo... Che motivo che ci metto, Perni? Credi, vero? Sì, credi, mi sembra... Adà, scusa, io ho detto che dovevamo... No, Perni! Ma cosa? Io no, ma che sei fatto? Ma perché non va? Come l'altro giorno in piazza. Dante? Nathan? Non sta più a casa mia. Ah, ma l'altro cane, il cane nuovo, Lucy? Ci assomiglia un sacco a Nathan, poi. A Dante, scusa. Che sta per farli fermare? Peggy. Io lo faccio con Domino. Ma se te riprendimi di qua che scendo, Mary.
Ah, voi scendete solo da sinistra, è vero. Anche io scendo da sinistra. No, noi scendiamo da sinistra. Io non scendo, io scendo da qualunque parte. No, devo riprendere. Ciao, Nova. Ciao. Patatino, ciao Nana. Dai, vado a prendere altro sottosello. Arrivo, ti accompagno. Noi pure ci zoccoli intanto. Ah, ok, va bene. Andiamo a vedere. Lei. Oh no, 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 no. Sono mesi che aspettiamo questo momento. Ciao. Guardala. Ma quando l'hanno montata? Stamattina non dice? Ieri. Giovedì l'hanno montata. Non si sicuro. Dicono le parolacce. Cos'è uno, due? Oddio, zoom. Sì. Oppure puoi regolare la zoom. Ciao patatino con le orecchie. Sì, lei le orecchie sempre avanti. Ma quanto sei carino. Io l'iPhone X me lo sogno. Ma nemmeno. Infatti. Il contratto di che? Ma il contratto, magari paghi 50 euro. Cioè no, 50. 10 euro al mese. E te danno l'iPhone X. E poi dopo non devo pagare più. Hi guys! Da sotto. Ma sei bellissima da sotto. Che figo! Se no. Cioè, me la prendo. Io amo quella. Vero. Quindi è poco più grande. Ma voglio, sì, non vogliamo parlarne. No, ma tu stai scherzando. Basta. Oh mio Dio. No, vabbè, raga, parliamone. Oh mio Dio. No, è falsa. Sei falsa. È bene con la gamba esterna indietro con lei, ok. No, raga, basta, le amo troppo, oh mio Dio! Oh mio Dio! No, non ti fermare! Vai! Mettiamogli il salto, raga. Vai, Bernie, vai, vai! No, ma che carina! Ma mettiamo... ma c'è dei tempi che... Ma mettiamo un altro tempo, no? Ho seriamente paura che Perni muoia. Ok? Ah! Gamba! E shit! Vai, vai! Ora! Eccola! Gamba, gamba! Ok. Oh, ma ciao orecchie! Ma quanto sei carina! Ciao una nana carina! Ci sono sempre anch'io in questa. È stata molto brava. Abbiamo saltato questa cosa. Avrete visto già i video. Ah, giusto, grazie. È stata molto brava. Io sono in questo stato, quindi la mia aderenza con le gambe è pari a zero. Meno zero. E basta, prima sono salita pelo su Peggy e sono tutta bianca, grigia. Prima chiacchiera qualcuno mi fa: ma sei salita pelo Ariane, su Peggy? Ma che per caso sei salita su Peggy? No! No, da cosa che dici? Dici? E basta, sei stata molto brava. E basta, adesso scendo, giuro, la lascio in pace. Ma ciao nana, ma ciao. Ma quando sei stata brava? Ma sei stata bravissima. Patata, sei stata brava, sei stata brava. Patatina, patata. Brava nana, brava patata.
Tipo tu dove... Guarda quanti baci. Oh. No, vieni. Ma Peggy dove avevi provato? Ma guarda quanti baci. Qua. Sulla Tuscolana. Cioè, è venuto qua lui. Giù. No, tipo, da che maneggio è? Ah, non sappiamo. Dall'Ex Calibur. Ah, dall'Ex Calibur. Ah. Purtroppo. Maledetto l'Ex Calibur. Il più maneggio che io non conosco. Sì. Abbiamo fatto la nostra prima 70 lì. Ah, sì. È unica. È unica. È vero. Ma ciao! Ho fatto la mia. Quella dove ti ho fatto la ditta di idea. Ciao, amori. Ma allora, guys. Cosa... Guys. Ciao, guys. Allora, dobbiamo dire cosa abbiamo fatto. Guardate che i capelli corti che ho, sembra una bambola. Brutta bambola. Bambola! Allora, guardalo. Allora, prima abbiamo liberato Peggy. No, prima in realtà lei ha girato la corda e poi l'abbiamo liberato e Perny è salita. E abbiamo fatto abbiamo mangiato foto. Prima. Poi abbiamo mangiato. No, prima di tutto ciò abbiamo mangiato. Non mi ricordo, abbiamo mangiato. Poi Giada ha montato Winnie. E anche lei. E ha saltato e poi ho montato un po' anch'io. E basta, adesso non stiamo facendo niente. Perché e ci sono io. Stiamo un attimo trattando i sorsi. Poverino. E siamo maltrattando il mio cavallo. Torna palla. Ma anche lì che lo sto menando, cioè. Adesso finiremo questo vlog. Belle. Cosa? Non è vero, non al buio? No, cos'è? Snapchat. Ah, e adesso dobbiamo concludere questo vlog. Vi mandiamo un bacione, noi ci siamo divertiti un sacco. Ragazzi, per speriamo visto che questo video vi sia piaciuto, se così lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo al prossimo video.